Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati in questo nuovo video. Per l'occasione ho rispolverato questa rubrica dell'Indie Time per presentarvi Staxel. Che cos'è Staxel? Staxel è un gioco appena uscito su Steam, è ancora però in Early Access, che praticamente combina quello che era Stardew Valley, quindi la gestione della nostra fattoria, con un mondo voxel, quindi un mondo tipo quello di Minecraft, dove tutto è praticamente distruggibile con gli strumenti a nostra disposizione, dove noi soprattutto possiamo costruire tutto quello che ci pare. Oltre a Staxel, recentemente stanno uscendo altri giochini interessanti sulla falsa riga di quello che era Stardew Valley. Penso ad esempio a My Time at Portia. Anche lì sto seguendo con molto interesse questo giochino che anch'esso è in Early Access. Promette molto bene e credo proprio che appena sarà in sconto lo farò mio. Tornando invece a parlare di Staxel, da che l'ho comprato quasi una settimana fa, non ho ancora avuto modo di metterci le mani sopra se non adesso nel weekend, però ho già visto che in questa settimana è stato già 3 volte aggiornato su Steam. Piccoli aggiornamenti, niente di eclatante, però questo fa ben sperare per il futuro di questo gioco. Io confido che se continua così, quando uscirà dall'Early Access sarà davvero pieno di contenuti interessanti da giocare. Già così, io adesso ho avuto l'occasione di giocarlo finalmente in questo weekend, ci ho passato già 3 ore sopra, sembra un titolo abbastanza ricco di cose da fare. La prima fase è abbastanza guidata, dobbiamo interagire con i vari personaggi che compongono, il villaggio dove noi ci siamo trasferiti e questi personaggi ci danno diversi compiti da seguire. Questo anche per prendere dimestichezza con le, varie cose del gioco, con le varie possibilità del gioco, perché non è così immediato, non c'è una vera e propria guida. E anche i vari blocchi non hanno spiegazioni di sorta, quindi capire di fatto le potenzialità di una cosa o di un'altra diventa davvero complicato senza seguire passo passo questa guida dei personaggi. Mentre vi sto parlando del gioco, state vedendo immagini appunto di queste mie 3 prime ore di gioco. Inizialmente la prima cosa che si può fare, oltre vabbè a creare il mondo, ma il mondo è sempre uguale, e creare il nostro personaggio. Nel mio caso ho pensato di fare una normalissima ragazza umana. Abbiamo possibilità di scegliere, non credo che la scelta della razza, della specie, influisca sul gioco, perché possiamo essere sia un umano che un elfo, che un uomo gatto o donna gatto, perché poi c'è anche appunto la possibilità di scegliere il sesso del nostro personaggio. Come dicevo, non credo che queste scelte influiscano particolarmente sul gioco o sulle relazioni, con gli altri personaggi. Non mi è parso minimamente che questo influisse sui dialoghi. Comunque, una volta creato il nostro personaggio, ci ritroviamo appunto in questa città dove veniamo accolti dalla Farm Fan, questa ragazza che ci dà prima di tutto un po' di compiti per, diciamo, prendere dimestichezza con il mondo di gioco e ci porterà appunto alla nostra nuova residenza, una fattoria abbastanza diroccata. Ci sono le finestre rotte, ci sono pezzi di pavimento mancante, ci sono un po' di ragnatele e casse sparse dappertutto. Insomma, quello che noi dovremmo fare è prendere questo rudere e farlo di nuovo diventare abitabile. Non che sia fondamentale, parliamoci chiaro, al momento, non so se poi nello sviluppo del gioco le cose cambieranno, ma per il momento diciamo, la versione attuale del gioco non prevede malus, non prevede che siamo costretti, diciamo, a mangiare, non ci sono tematiche di sopravvivenza. Anche dormire non è per forza obbligatorio farlo nel letto. Io mi sono ritrovato un paio di notti che sono arrivato al limite massimo della notte e semplicemente sono caduto a terra e ho dormito lì. Quindi, e questo senza subire nessuna conseguenza il giorno dopo. Diversamente da Stardew Valley, quando il nostro protagonista si addormentava in giro, veniva portato a casa da qualcuno e soccorso, insomma, da qualcuno, e quindi il servizio veniva pagato con delle monete, qui al momento sembrano non esserci conseguenze.
Non so appunto se con le prossime patch, con i prossimi aggiornamenti, questa cosa cambierà. Per il momento questo limite è meramente per scandire il tempo, le giornate nella fattoria, né più né meno. Dopo le prime battute ci verrà appunto dato qualche strumento per coltivare i nostri campi, ci sarà dato un animaletto domestico di cui dovremo prenderci cura, e questo aspetto è molto interessante perché praticamente noi dovremmo costantemente fare soldi per comprare il cibo da dare ai nostri animali, ma di fatto noi non mangiamo. Anche qui è una cosa che probabilmente verrà modificata, implementata successivamente nel gioco, però allo stato attuale delle cose noi non abbiamo nessuna necessità di bere, di mangiare, né tantomeno di dormire, come dicevo prima, mentre i nostri animali dovranno essere tutti accuditi, sia il nostro animale domestico, che può essere un cane o un gatto a seconda di cosa sceglieremo, ma anche gli altri animali della fattoria, quindi le mucche, quindi le galline. Non potremmo ottenere le uova e il latte se non diamo da mangiare e se non coccoliamo un po' i nostri animali. Quindi dovremmo investire un bel po' di tempo nella cura di questi animali. Così come dovremmo investire un pochino di tempo, ma si fa molto in fretta, per annaffiare le piante del nostro orto, perché tutti i giorni, salvo quando piove, anche queste avranno bisogno di essere innaffiate. Insomma, le tipiche meccaniche che avevamo già visto su Stardew Valley di gestione della fattoria, degli animali, dell'orto, eccetera, eccetera. Niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, ma integrato in un mondo completamente rimodellabile a nostra discrezione. Questo che vedete è il mondo di gioco, questa è la mappa tridimensionale con vista aerea, dove ci fa vedere tra l'altro la posizione attuale di tutti i vari NPC. Come vedete ci troviamo su una sorta di isola, quindi lo spazio non è infinito, non è illimitato. Credo si faccia anche abbastanza in fretta l'esplorazione di tutto il mondo di gioco, se volessimo darci all'esplorazione. Però la cosa interessante è appunto che è tutto rimodellabile a nostra discrezione. Possiamo costruire, tra l'altro, se ho capito bene, delle case in più per il nostro villaggio, e questo dovrebbe far arrivare dei nuovi NPC. Poi, tra l'altro, ogni NPC ha delle quest che ci assegna, quindi ci richiedono magari di trovargli degli oggetti o hanno smarrito delle cose. Quindi ci sono diverse interazioni con questi personaggi non giocanti. Diciamo che nelle prime 3 ore di gioco abbiamo molto a che fare con loro, vuoi perché ci danno dei compiti che ci aiutano a imparare a giocare, vuoi anche perché non è che ci sia molto altro da fare nelle prime fasi, appunto, di gioco. Avendo per il momento giocato solo le prime 3 ore di gioco, non so dirvi se questa cosa va avanti allo stesso modo durante tutta la partita, oppure se ci siano dei cambiamenti successivamente. Di sicuro abbiamo la possibilità di portare nuovi personaggi non giocanti nella nostra cittadina e quindi farla diventare più popolata, e questo è un aspetto abbastanza interessante. In più c'è anche la modalità multiplayer, quindi possiamo anche giocare con degli altri giocatori in questo mondo o in altri. Non sono sicuro che il mondo creato in single player possa essere poi utilizzato anche per il multiplayer, non ho approfondito questa cosa ancora. In 3 ore di gioco però una cosa che ho capito, ragazzi, è che la progressione è piuttosto lenta. Quindi se vogliamo partire con il piede giusto, il mio consiglio per chiunque di voi volesse iniziare il gioco è di spendere i primi soldi che ci verranno dati dalla Farm Fun e dagli altri NPC per acquistare gli strumenti di base. Strumenti che sono fondamentali per fare un po' tutto nel mondo di gioco, vale a dire il martello per rompere i blocchi, la falce per tagliare l'erba e i fiori e quindi ottenere magari dei semi, piuttosto che la pala per scavare la terra. Insomma, tutti questi strumenti saranno fondamentali per poter costruire e modellare il terreno. Così come fondamentale sarà il retino per gli insetti, con cui catturare farfalle e altre creaturine da poter vendere sul mercato. Questo nelle prime fasi di gioco sarà molto utile e molto importante per riuscire a procacciarsi un po' di fondi per andare avanti nell'avventura, perché comunque i semi ci mettono dai 3 ai 4 giorni per crescere, gli animali all'inizio non li abbiamo e comunque anche quando li avremo ci metteranno qualche giorno prima di darci il latte o le uova, e quindi
Diciamo che è l'unico modo all'inizio per ottenere un po' di soldi, a meno di non andare in giro a rompere i blocchi delle case dei nostri compaesani e venderli sul mercato. Ma questa non è una bella cosa da fare, e quindi è meglio evitarla. Non so sinceramente se ci può essere una reazione sgradita o scocciata da parte dei nostri concittadini, però non ci tengo a scoprirlo, ecco. Diciamo che nel complesso, per quello che ho avuto modo di vedere in queste prime 3 ore, l'atmosfera che si respira su Staxel è un'atmosfera pacifica, divertente, piacevole. Tutto è molto cartunesco e anche le atmosfere, come potete vedere con questi colori molto accesi, sono molto solari e divertenti. Non ci sono tematiche, almeno per il momento, non so se con gli aggiornamenti futuri cambierà questa cosa, ma non ci sono combattimenti, non ci sono mostri da sconfiggere, non ci sono armi. Abbiamo semplicemente degli strumenti per coltivare e costruire, ma non ci sono spade, non ci sono strumenti di offesa. Quindi per il momento Staxel è un gioco molto gradevole, in cui non ci sono grosse difficoltà di gameplay. Le difficoltà di gameplay vengono dal fatto che tutto ha un costo, e quindi per poter costruire le cose come vorremmo noi, come ci piacerebbe fare, dovremmo prima di tutto metterci a farmare un sacco di risorse, produrre un sacco di ortaggi o risorse dai nostri animali da poter vendere sul mercato e così via, per poter ottenere sempre più blocchi da costruzione, per poter appunto costruire il mondo così come lo desideriamo. E anche nella costruzione Staxel gestisce molto bene i vari edifici che possiamo realizzare, perché non ci dà delle limitazioni o delle costruzioni prestabilite, ma ci dà uno spazio da riempire e ci dice quali elementi sono fondamentali per la costruzione. Ad esempio, nelle prime ore di gioco ci capiterà di dover costruire una barn, quindi una stalla per le nostre mucche. Ci verrà semplicemente detto che ci serve un tetto fatto con un determinato numero di blocchi e ci serviranno 2 mangiatoie. Lo spazio sarà delimitato con una cornice luminosa, però non ci viene dato nessun altro limite, quindi sta a noi costruire questa stalla o qualsiasi altra struttura come più ci aggrada. E questo non è davvero niente male, anzi sicuramente è un elemento a favore per questo titolo. Tuttavia Staxel non ha soltanto pregi, ha anche diversi difetti, almeno per quel che mi riguarda. Io ad esempio ho trovato un po' difficile la gestione dei vari strumenti, la gestione del posizionamento dei blocchi, della rottura dei blocchi e così via. Per carità, probabilmente con un po' di dimestichezza in più è un problema superabile. Io però, sarà che sono abituato ad altri giochi, sarà che sono abituato a Minecraft, ma ho tribolato un po' nelle prime ore di gioco a farmi andar giù questo sistema. L'altro problema che ho riscontrato, e che forse avrete notato anche nelle immagini che ho lasciato, è che il gioco non è poi così leggero. Soprattutto durante le fasi di esplorazione c'è un pesantissimo pop-up dei vari elementi che vengono via via caricati del mondo. Visto che non è infinito il mondo e che quindi non viene generato mano a mano, ma è grosso modo quello, mi aspettavo un caricamento meno eccessivo, meno pesante degli elementi a schermo. Niente di sconcertante, però diciamo che soprattutto durante l'esplorazione è un po' fastidioso. Ho visto un paio di volte anche dei lag, dei rallentamenti. Me ne sono accorto soprattutto riguardando la registrazione della mia partita, non so se è dovuto alla registrazione in sé o proprio al gioco, ma anche nelle fasi, diciamo, tranquille, dove si stava semplicemente interagendo con i vari NPC, ogni tanto c'erano dei cali di frame abbastanza vistosi. Chiaramente, essendo un early access, sono cose perdonabili, e mi aspetto che vengano sistemate mano a mano durante lo sviluppo del gioco, fino alla sua fase, diciamo, definitiva. Quindi non mi preoccupano al momento queste cose, sono sicuro che possono essere e verranno, mi auguro, sistemate. Quello che invece un po' mi preoccupa, l'aspetto che
mi fa dire che questo gioco rischia di non essere adatto a tutti è il fatto che manca una vera e propria sfida. Il fatto che non ci siano combattimenti, se da un punto di vista può essere un aspetto positivo, dall'altro mina un pochino la tensione di gioco. È vero che fa piacere ogni tanto passare un'ora o due in maniera spensierata, senza doversi sempre preoccupare di fare un bagno di sangue videogiocando, però è anche vero che alla lunga rischia di essere un po' noiosa come avventura, come esperienza. Quello che possiamo fare adesso non è così eccezionale. Ci sono appunto altri titoli, ve li ho già citati prima, c'è Stardew Valley in primis, Animal Crossing, piuttosto che anche My Time at Portia, secondo me hanno al momento contenuti più ampi rispetto a quelli che ci può offrire Staxel. D'altro canto, essendo un early access, c'è ancora la possibilità che questi contenuti in più vengano effettivamente aggiunti al gioco. Io mi aspetterei, visto anche che è un mondo voxel, quindi ha un'impronta un po' più alla Minecraft, che venga implementato un sistema di mining all'altezza, che venga implementato un sistema anche di combattimento all'altezza, perché no? Cosa vieta che dentro le foreste si possano incontrare delle creature un po' più pericolose che non delle semplici cavallette da catturare col retino? Quindi diciamo che per il momento Staxel è un gioco con delle ottime potenzialità che merita sicuramente di essere giocato e di passarci sopra un po' di ore. Mi auguro che venga implementato abbondantemente di nuovi contenuti. Penso a casi come quello di Starbound o di Terraria, che hanno visto anche a distanza di anni aggiornamenti anche molto importanti e che hanno arricchito sostanzialmente l'esperienza di gioco. Io mi auguro che questo giochino, questo Staxel, possa avere un futuro roseo da questo punto di vista. Comunque ragazzi, queste sono le mie considerazioni, le mie prime impressioni di questo titolo. L'ho giocato, come vi dicevo, soltanto per le prime 3 ore, quindi è una prima impressione, prendetela per quello che è. Mi auguro di avervi interessato. Se vi piacciono giochi come Minecraft o Stardew Valley o i gestionali in generale, secondo me questo è un gioco che potrebbe fare per voi. È già supportato dallo Steam Workshop, quindi c'è già una discreta quantità di mod che possiamo applicare al titolo e quindi renderlo ancora più vario e più ricco di contenuti. Quindi un altro punto a favore per questo titolo, che ne arricchisce sicuramente le potenzialità. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento a un prossimo video. Non penso che farò una serie su questo titolo, me lo giocherò per conto mio, un po' come ho fatto con Stardew Valley. E niente, ci si vede. Ciao ciao!